Salve, benvenuta nella nostra libreria. Come posso aiutarla? Ok, un libro di cucina, bellissimo. Ok, sui dolci o sui salati? Dolci. E ultima domanda, è per lei o è un regalo? Perfetto, è per lei allora, sarà molto più semplice. Ok. Allora, io oggi le vorrei mostrare, insomma, i libri di dolci che vendiamo un po' di più. E io comincerei dal mio preferito in assoluto, che è sul cioccolato, perché ho veramente un debole per il cioccolato. Ok, allora. Il libro è questo. E si chiama Cioccolato per tutti i gusti, torte, dolci, biscotti, gelati, creme in 250 ricette. Ok, allora. Piace il cioccolato, scriviamo questo libro. Ok, anche lei è un appassionato come me. Ok, allora lo apriamo e troviamo, a parte delle immagini veramente, veramente belle, e cioè io questo libro lo amo anche per le immagini perché sono veramente bellissima. Ti stimola proprio a provare a fare questi dolci, sì. Ok. Ok, allora. Le faccio vedere un po'. Due ricette senza immagine e poi una con di fianco l'immagine. Ed è tutto così, due ricette senza immagine e una ricetta con l'immagine. Come vede qui ad esempio abbiamo i macarons al cioccolato e come vede le mette il tempo di preparazione, la difficoltà e le porzioni. Poi tutti gli ingredienti. Ok. Quindi è molto, diciamo, pratico. Ok. Qui ad esempio abbiamo un altro dolce che ho provato e che è veramente buono. Devi sapere che sì, io questo libro ce l'ho anche a casa perché davvero lo adoro. E sono cioccolatini di crema ricotta e cioccolato. Buonissimi, davvero speciali. E guardi come sono belli. Ok, le può interessare questo libro? Ok, allora lo tengo da parte. Perfetto. Poi abbiamo questo libro che, come può leggere, è solo sulle torte. Fa parte di una serie di libri. Si chiama L'Enciclopedia della Cucina Italiana, quindi hanno dato dopo il permesso di venderli separatamente, ma prima li vendevano solo con la Cucina Italiana, sa, la famosa rivista. Sì. Però avendo avuto un grandissimo successo,
hanno deciso di venderli anche separatamente. Qui abbiamo tutta la collezione, quindi se magari si innamorerà di questo, potrà poi ritornare per vedere gli altri, ok? Allora, qui come vede, questa torta in primo piano, meravigliosa. La apriamo. Questo è un libro che c'è da molto, quindi come vede è abbastanza rovinato e lo teniamo solo come esempio. Ovviamente non lo vendiamo così. Ok. E qui abbiamo un po' tantissime torte, le faccio un po' vedere. Ad esempio una semplice torta di mela, molto molto carina. Una cubana alla zucca, già un po' meno famosa, insomma. E qui abbiamo come prima due, no, non è proprio proprio come prima. Qui abbiamo in ordine sparso alcune ricette senza immagine e alcune ricette con l'immagine, come può vedere. Vedranno un particolare ordine. Ok, sì. Quindi questo non è per gli amanti solo del cioccolato, ma magari per gli amanti semplicemente delle torte, e magari se non le piace fare i biscotti o cose varie, questo può essere apposta per lei. Però appunto qui ci deve essere una base più vasta di conoscenza degli ingredienti, appunto, sì. Quindi secondo me la difficoltà in questo si alza leggermente di più. Ah, mi sono scordata di far notare, allora, difficoltà, preparazione, tempo di cottura e per quante persone. Ok. Io, se devo darle un consiglio personale, preferisco l'altro, perché è leggermente più selettivo. Diciamo che lavora con un ingrediente principale e poi ha più fantasia, però comunque abbiamo l'ingrediente principale, quindi leggermente più specifico. Invece questo sono torte di tutti i tipi e magari rischia anche di trovare un po' di ricette che proprio non le interessano perché non sono sui suoi gusti. Invece magari se le piace il cioccolato, la base di cioccolato ci sarà sempre, quindi è più probabile che le piaccia un dolce rispetto a un altro. Ok? Ok, quindi questo non le interessa. Ok. Adesso ne abbiamo un altro, un po' particolare, di questa serie dell'Enciclopedia della Cucina Italiana. E si chiama il numero 12, quello era il numero 11, e questo si chiama frutta e dolce al cucchiaio. È un po' particolare questo, perché è adatto magari se a lei piace fare, non proprio finger food, però insomma qualcosa di sfizioso piuttosto che un dolce completo, quindi magari dolci in bicchierini, assaggi, insomma, dipende un po' dai suoi gusti, da magari quanto tempo ha, che cene le piace cucinare. Ok, le faccio vedere. Abbiamo ad esempio il
creme caramel, dolce al profumo di fiori d'arancia. Vi faccio vedere un po' di immagini intanto. Dolce di frutta al caramello, con la frutta candita. Vedi qui. Ok. E tutti la particolarità, diciamo, di tutte queste ricette, o almeno che a me piace molto di questo libro, è che appunto si possono anche ridurre questi dolci nei bicchierini o comunque in porzioni per ogni persona. Quindi sono dolci molto carini, secondo me, da preparare. Però insomma dipende da chi ce n'è abituato a cucinare, oppure se lo prende solo per insomma farli per sé o per sperimentare, basta, insomma, non per cena, per i suoi amici. Ok, allora qui come l'altro abbiamo difficoltà, preparazione e dose per. Ok, lo teniamo. Perfetto. Sì, anche se non è come quello prima, il cioccolato così, però appunto ecco, può, cioè questi magari sono dolci che veramente può proporre in vari modi, in varie impiattature. Sì, può modificarli secondo le sue esigenze. Invece una torta, insomma, diventa un po' grossa, un po' dopo bisogna mangiarla tutta. Ecco, invece questi magari puoi fare porzioni un po' più piccole, ecco. Poi c'è da dire che questi, utilizzando anche frutta e comunque essendo dolci un po' liquidi, tendono a essere un po' più dietetici perché hanno meno burro rispetto a quelli di prima. Purtroppo sì, anche rispetto a quello del cioccolato. Poi dipende lei, insomma, a che cucina mira. Ok, comunque questo lo teniamo. Le volevo far vedere l'ultimo. Di cioccolato di Luca Montarsino, che è un famoso pasticcere, non so se lo conosce. Scuola di pasticceria. Questo libro, rispetto agli altri, non è un semplice libro di ricette, ma è un libro proprio quasi da studio, ok? Nel senso che va proprio sullo specifico, su delle tecniche. Quindi come temperare il cioccolato, sulle varie temperature, è proprio quasi un libro sulla scienza del cioccolato, ok? Quindi è proprio, se vuole, cominciare a trattare il cioccolato quasi professionalmente. Adesso le faccio vedere un po' all'interno, così mi potrà capire un po' meglio. Ad esempio, all'inizio comincia insegnando a temperare il cioccolato. Aspetti che le trovo l'esempio, allora. Temperaggio su marmo e dopo le fa vedere tutti i passaggi bene specificatamente, facendo vedere le temperature e tutto. Quindi è proprio una scuola di pasticceria davvero. E adesso le faccio vedere, vede. Questa è l'immagine che c'è in fondo al libro, le tre mousse. Quindi vede, le insegna a fare il cucchiaino, le insegna a fare questo rotolo rigido. Tutti i passaggi, vede, temperare il cioccolato, formare i cilindri,
Quindi qui per questo libro lei sicuramente deve avere dell'attrezzatura adatta, sì, di avere quindi termometro, una piastrella di marmo, deve avere particolari pentole, particolari oggetti per dare forme, sì, è proprio specifico, però questo libro svela veramente tutti i segreti della preparazione del cioccolato e diciamo che forse è il libro, sicuramente il libro più difficile, ma che poi le potrà dare più soddisfazione, sicuramente. Ok. Sì, perché si vede veramente che sono ricette difficili anche solo dalle immagini. Quindi insomma riuscire a fare un dolce del genere, un dolce proprio da pasticcere, da una soddisfazione immensa. Ok, allora ha deciso cosa vuole prendere, ne vuole vedere degli altri. Ok. Ok, questo magari quando avrà più tempo, certo, sì, questo richiede veramente passione e tempo, ci deve mettere, sono ricette che comunque ti impiegano quasi una giornata, forse anche di più per alcune torte ci vogliono anche 2 o 3 giornate per i tempi di riposo e tutto, quindi sì, ha ragione, sarebbe veramente tempo, ok, beh lei sa che noi ce l'abbiamo nel caso abbia più tempo, ok, magari quando andrà in ferie. Ok, perfetto. Allora. Prende questo. Sapevo che le sarebbe piaciuta. Forse l'ha anche descritto con un po' più pathos rispetto agli altri, sì, perché veramente lo adoro. Quindi per me lei ha fatto la scelta assolutamente giusta, sì. Quale ho provato? Allora, mi faccio un po' vedere. Allora, conti che a me non piace tantissimo mettere gli alcolici, quindi tutti quelli degli alcolici non li ho provati ancora. Per il gelato ho provato questo gelato al tiramisù. Delizioso. Questi è una delle prime ricette che ho provato perché è veramente semplice, sì. E infatti difficoltà bassa. Però sono buoni, buoni, buoni. Non proprio light, ecco. Però vabbè. Poi vediamo. I cupcake alla foresta nera. Devo farli assolutamente. Questo. Cake con cioccolato e arachidi. Le giuro, una delizia, delizia. Cioè, la metà li ho mangiati praticamente prima di appoggiare nel piatto. Non ce la potevo fare. Ok. E poi altri, insomma, così. Ok, allora, io la ringrazio di aver scelto proprio la mia libreria. Spero si sia trovato bene, adesso le incarto il libro e insomma qui abbiamo comunque una vasta selezione di libri da cucina, quindi se vorrà poi ritornare io sarò contenta di rivederla. Ok, allora adesso passo il libro alla mia collega della cassa che le fa una bella busta e ok, è stato veramente un piacere. Arrivederci, arrivederci, grazie.